Oggi mi è arrivato questo pacco direttamente da Amazon e vediamo all'interno cosa si cela. Queste cuffie da gaming molto interessanti. Queste sono le Afunta G4000. Pagate 18 euro. So, procediamo un attimo al semi-unboxing visto che sono già prive di per sé di scatola. Vediamo se ci riusciamo. Ecco qua. Vediamo come sono fatte. Beh, si presentano molto molto bene, sono molto carine a livello estetico, con questo blu e nero, molto molto belle. Padiglione grande che copre tutto l'orecchio. Poi abbiamo il microfono retrattile. Devo dire che mi piacciono davvero molto a livello estetico. Questo logicamente, questo è un headset entry level, però leggendo le varie recensioni di Amazon dicono che sia uno dei migliori nella sua categoria di prezzo. Poi lo proverò, lo testerò e vedremo se le recensioni dicono il vero. Da notare anche il cavo, molto molto ben fatto, è in simil tessuto, molto resistente. Poi abbiamo il telecomandino da dove si può regolare il volume, e qui vediamo se riesco a farvi vedere bene. Se mette a fuoco, comunque qui c'è il tastino per mutare il microfono. Molto bello. Questi qua sono gli ingressi classici, cioè ingresso verde per le cuffie, ingresso rosa per il microfono e ingresso USB che, da quello che ho letto, serve unicamente per accendere questi qua, cioè i LED che ci sono nei padiglioni e nel microfono, nient'altro. Quindi diciamo che la presa USB si può anche non attaccare, insomma, non è essenziale. Comunque ripeto, queste qua costano 18 euro su Amazon. Vedremo se a livello estetico, ripeto, mi piacciono molto. Vedremo se anche a livello qualitativo sonoro dei padiglioni e del microfono sarà altrettanto. Poi, comunque, all'interno dello scatolo di Amazon non erano contenute solo le cuffie. Ma io che sono appassionato della serie Lego, dei giochi Lego, mi sono preso, visto per il prezzo irrisorio a cui viene venduto sempre da Amazon, i 10 Lego PC Games Collector Box. In questa scatola di metallo, molto molto carina. Diciamo che in ogni lato vi sono raffigurati i vari giochi contenuti. Tra l'altro,
le figure qua in cima sono in rilievo, è un plus in più, una cosa in più. Leggiamo il retro, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Allora, 10 giochi Lego per PC tutti insieme per te in una speciale confezione. Gare, costruzione, sport e creatività per imparare a crescere divertendosi. Lego, un mondo di divertimento. E qua appunto possiamo vedere i giochi contenuti nella confezione. Abbiamo gli scacchi, Lego Chess, abbiamo Lego Creator, Galidor, poi abbiamo Lego Loco, Lego Island Extreme, Lego Racer 2, Lego Football Mania, Lego Bionicle, Lego Drum Racer e Lego Island 2. Questi sono i 10 giochi contenuti in questo box che adesso andiamo ad aprire. Una volta aperta la confezione, vabbè, c'è qua il classico manualetto. Dovrebbe fare da manuale questo qua. E la confezione si presenta in questo modo, con tutti i 10 giochi posti in una sorta di piramide, tutti all'interno del cartoncino che adesso non sto qua a tirarvi fuori perché ci ho provato prima e poi sono passate le ore per poter rimettere tutto a posto perché è un casino, non andava più dentro la plastica e quindi mi risparmio questa fatica. E comunque si presenta molto molto bene. Chiudiamo il tutto. Ok, questi era il contenuto del pacco di Amazon. Come sempre, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi va, mettete un commento, un mi piace o non mi piace, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!